Salve, l'Istituto di Amicizie di Rovigo partecipa al Premio Scuola Digitale con questo video. Parleremo di ebook. Ebook voi conoscete, sono quelle simpatiche scatolette che ci portiamo in vacanza per leggere i nostri libri. Ma qui parliamo di un altro tipo di ebook, ebook 3.0. Ebook che possono contenere video, che possono contenere fotografie, che sono interattivi e soprattutto che si possono utilizzare su qualsiasi tipo di strumento. In un telefonino, tutti possediamo, il tablet o i normali computer che abbiamo a disposizione. A partire da quest'anno scolastico noi partecipiamo ad un progetto Erasmus dedicato alla produzione di libri digitali. E abbiamo iniziato a produrre due tipi di libri digitali. Il primo tipo, libri creati da docenti che hanno la funzione di diventare quella specie di libro di testo, e libri creati da studenti che hanno una funzione diversa. Nel breve spazio di questo video non possiamo farvi vedere tutto quello che abbiamo fatto. Prenderò solo due piccoli esempi. Questo ebook è stato fatto da insegnante di inglese e un insegnante di igiene e viene utilizzato, e verrà utilizzato anche gli anni prossimi, in un'attività di tipo di CLIL. Vi faccio soltanto vedere una delle possibilità che noi conosciamo, che è esattamente la possibilità di interagire, cioè che gli studenti possano rispondere ad alcune domande. Rispondono naturalmente a caso, vedete? Quando hanno risposto a queste domande, possono avere anche il risultato di quello che hanno fatto. Questo invece è un ebook fatto dai nostri studenti ed è molto interessante perché non soltanto ci fa vedere l'attività che hanno fatto, ma è un ebook che è il risultato finale di un percorso di alternanza scuola-lavoro. Questi studenti sono stati impegnati nella realizzazione di un'impresa virtuale e all'interno di questa attività poi loro hanno riassunto quello che hanno fatto, quindi l'idea che hanno portato avanti nel loro lavoro, vedete ovviamente insomma non riusciamo a vedere tutto quanto, però è riassunto di un'attività. E allora quale sarà il futuro? Il futuro sarà continuare su questa strada, utilizzando tutte le nuove tecnologie che sono a nostra disposizione, utilizzando una metodologia, bring your own device. Cosa significa? Portarsi a scuola il proprio device, cioè il proprio telefonino, il proprio tablet, per poter lavorare tutti assieme con una connessione Wi-Fi per creare nuovi prodotti digitali.